ancora sul viale di affacciarsi sulla piazza. La nostra breve processione questa sera è stata una via del dolore. Basta guardare il volto dell'Immacolata, il volto dell'Addolorata, il volto del Cristo morto, che ha partecipato alla celebrazione della passione del Signore. Può ricordare la lettura della passione secondo l'Evangelista Giovanni. Una via del dolore, però, che se si fermasse qui avrebbe poco significato. La nostra è la celebrazione dell'amore di Dio, quindi è via dell'amore. Non mi stanco mai di ripetere che tutti siamo invitati a guardare il crocifisso e a lasciarci guardare da lui. Qualcuno potrà dire: non ne sono degno, il vescovo meno di voi. Ma ciò che conta è lasciarsi guardare da lui e amare da lui. Non c'è vita più grande di chi dona se stesso per gli altri. E non per i buoni, ma per tutti. Ecco l'esperienza dell'amore di Dio per noi. In un mondo come il nostro, in cui sembra che ci sia da una parte sete di amare e di essere riamati, e dall'altra si fa fatica a fare esperienza del vero amore, si fa fatica a sentirci amati in pienezza. Questa sera il Signore ci dice: ti voglio bene, e non me ne vergogno di dirlo, e ti voglio bene così come sei. E ho un progetto particolare per te, per la tua gioia e la tua felicità. Tra poco vedremo la rappresentazione della passione, guardiamola al Signore e diciamogli grazie perché mi vuoi bene. E allora la nostra processione non solo è via del dolore, via dell'amore, ma è anche via della luce. Qual è il cammino dell'uomo? Rendere presente l'amore di Dio. Come? Attraverso l'accoglienza. Verso tutti. Anche verso i non italiani. Sono fratelli e per loro Cristo ha dato la vita. Solidarietà. Significa farci carico ciascuno degli altri, della nostra comunità ecclesiale, ma anche della nostra comunità civile. Condivisione. In un momento difficile come il nostro, siamo chiamati a dividere con chi è nel bisogno quello che abbiamo. Perché tutti siamo amati da Dio e Dio ha condiviso con noi la sua vita. Quindi una via di luce che coinvolge tutti. All'interno della Chiesa, ma anche all'interno della società, nessuno può dire: non mi interessano i problemi e le difficoltà. I problemi e le difficoltà sono miei, sono nostri. E tutti dobbiamo darci da fare, rimboccandoci le maniche, per venire incontro a questi bisogni, a queste necessità. Ed è il modo migliore di testimoniare l'amore di Dio per tutti. E allora questo nostro momento è anche via di speranza. Come sarà il futuro? Non lo sappiamo. Ma sappiamo che Dio ci vuole bene. E se ci lasciamo conquistare dal suo amore e lo rendiamo presente nel nostro rapporto interpersonale, sarà un futuro migliore. Una speranza che è affidata però a ciascuno di noi. Un'antica preghiera tedesca dice: Dio non ha mani, noi siamo le mani di Dio. Io aggiungerei: noi siamo la carezza di Dio per tutte le persone nel bisogno. Dio non ha piedi,
Noi siamo i figli di Dio, per annunciarlo, per farlo conoscere, ma anche per venire incontro alle necessità dei fratelli. Noi siamo il cuore di Dio, perché attraverso noi il suo amore si estende. E l'augurio che vi faccio proprio in una buona Pasqua in questo senso. Via del dolore che ci testimonia l'amore, quindi via dell'amore, via della luce, via della speranza. Buona Pasqua a tutti. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Adoriamo Cristo in croce. È Lui la nostra salvezza, è Lui la nostra vita e la nostra speranza.